campagna. C'è il signor Meciotti. Sta lavorando nella camera oscura. Ma prego. Nino! C'è un signore per te. Arrivo. Ma che, lei ha la moglie? No, una sua amica. Il signor Meciotti si sa scegliere le sue amicizie. Lei è un cliente del signor Meciotti? No, no, diciamo che sarà lui il nostro cliente. Pubblicità, eh? Beh, amo. Questa è lei. Rende bene? Sì, molto. Buongiorno. Permette, Meciotti. Piacere, brega, che l'ho disturbata. No, no, stavo in laboratorio a sviluppare queste fotografie, ma ho quasi finito. Prego, non se vuole accomodare. Lei ha bandito un concorso di volti nuovi per film nuovi, sbaglio? Ah, sì, un paio d'anni fa. Le quote erano di 10.000 lire, sbaglio? Eh già, per le fotografie, spese di corrispondenza e di registrazione e presentazione delle foto a un... A un famoso regista di un'importante casa cinematografica in presenza di un notaio, sbaglio? E dica un po', ma lei che pensa? Io potrei essere un volto nuovo? Eh beh, sì, dipende dalla fotogenia. Permette, scusi. Prego, prego. Mi faccia un po', vedi. Certo è un profilo interessante. Bisognerebbe fare qualche fotografia. Le fotografie gliele faremo noi, di prospetto e di profilo. Abbiamo ricevuto più di 30 denunce per truffa da parte dei suoi volti nuovi. Truffa? Ma quale truffa? A me è la fine del mondo. È colpa mia se il regista non l'ha scelti, scusi. È giusto, lui cosa c'entra? La colpa casomai è del regista. Che c'entra? Ma lei o sa chi era il noto regista? Era lui. E la nota casa di produzione o sa chi era? Proprio lui. E il notaio, indovini un po' chi era? Sempre lui, o sbaglio? E lei allora? Non le sembra disonesto entrare qui con l'inganno? Lo poteva dire subito che era della polizia, no? Credevo che ce n'era bisogno, dice che noi questurini ci riconoscano a corpo d'occhio. Eh no, se uno va in giro truccato come lei, lo sa che cosa sembra con quella faccia di... Dora, non mi mette pure tu nei guai. No, dica, dica, così porto dentro pure a lei per oltraggio a pubblico ufficiale. Andiamo. Vedrai, sono formalità, torno subito. Aspettami qui, Se non dovessi tornare proprio subito, un momento, io voglio lasciare qualche cosa per la cena. No? Vabbè. Nino, ma dove ti portano? Non so, credo al commissariato, vero? Per ora? Sì. Beh, ti accompagno, così sento quello che ti dicono. È una mia collaboratrice, può venire un momento anche lei. Da noi per entrare possono entrare tutti. Grazie. Grande, grosso com'è, si è portata anche la scorta. Buona, Dora.